Italia e Francia sono oggi più vicine grazie alle start-up del Mezzogiorno. La cooperazione fra i due paesi si rafforza nell'incontro fra gli ecosistemi nazionali delle start-up. Per la prima volta dalla sua nascita, la French Tech si presenta nel Mezzogiorno d'Italia. Il sistema dell'innovazione francese ha incontrato quello italiano a Napoli, nelle sale del MAN, il Museo Archeologico Nazionale. Ascoltiamo David Saison, vicepresidente French Tech Italia, e Valeria Fascione, assessore regionale alla ricerca, innovazione e start-up. Dobbiamo capire dove andare in Italia. Il riflesso primo era Milano e oggi la volontà di tutte le start-up, che quello che chiamano i Next 40 o le FT120, che sono le nostre start-up più forti, hanno voglia di andare su tutta l'Italia. Così noi come French Tech Italy le dobbiamo aiutare a capire qual è la migliore regione per loro ad andare, qual è il vantaggio. La Francia è il nostro primo partner commerciale, insomma lo sappiamo tutti, abbiamo dei settori di mutuo interesse a partire dall'aerospazio al settore dell'energia, ai beni culturali, ricordiamo anche che c'è una bella mostra di Napoli al Louvre in questo momento. Questi momenti sono fondamentali perché mettono insieme grandi imprese, quindi imprese che comunque aprono un po' il mercato e anche le nuove frontiere sulla ricerca e l'innovazione, e le start-up, quindi una sorta di processo di open innovation. Per l'evento Il Mezzogiorno, le ricadute della tech sull'ecosistema, si sono riuniti esperti che hanno dato una lettura importante sulle potenzialità scientifiche ed economiche proprio del Sud Italia nei settori di riferimento, sulle opportunità e i vantaggi per le start-up a insediarsi nel Sud e sulle risorse e gli asset su cui far leva per attrarre stakeholders nel Mezzogiorno. Luigi Carrino, presidente del DAC del Distretto Aerospaziale della Campania. Contributo danno le start-up allo sviluppo dell'aerospazio in Campania, danno un contributo notevole. Noi abbiamo realizzato alcuni esperimenti nello spazio negli ultimi mesi proprio utilizzando proposte sviluppate da start-up. Dopo i saluti del direttore del MAN, Paolo Giulierini, è intervenuta il console generale di Francia a Napoli, Lise Mutmalaya. Per i rapporti tra la Francia e l'Italia, avere le start-up lavorare insieme anche con tutto il sistema delle imprese italiane è un grande successo per noi.